Baccalà e stoccafisso hanno in comune la materia prima, ovvero il merluzzo, che deve essere per entrambi i casi di altissima qualità fin dalle prime fasi di lavorazione. Per fare lo stoccafisso, ad esempio, si utilizza solo merluzzo norvegese della specie Gadus morua. Sia nel caso del baccalà che dello stoccafisso, il merluzzo viene pescato ed esanguato direttamente a bordo dei pescherecci. Si procede poi con il taglio del ventre e della testa, dopodiché viene lavato e pulito in acqua corrente, un po' come succede nella fase di ammollo che precede la cottura. Ma andiamo subito alla ricetta. Lo stoccafisso che userò è uno stoccafisso già ammollato. Userò dell'olio e metterò delle patate di pasta gialla. Le faccio andare un po' a fuoco vivace per circa 5 minuti, coprendo con un coperchio. Aggiungo poi una bella cipolla grande dorata, una tazzina di acqua più o meno, lascio 10 minuti coperto rigirando di tanto in tanto. In questa fase non metto ancora sale, copro e giro ogni tanto. Potete fare anche in questo modo, muovere un po' il recipiente, cioè la padella o la casseruola, in modo da non sfaldare le patate. Le patate non ne salo proprio per il fatto che se no non reggono bene la cottura. Aggiungo lo stoccafisso già pronto, privo di lische, però io lascio ancora la pelle. Se no mi si sfalda troppo anche questo in cottura e preferisco avere i pezzettoni. Metto del vino bianco con un po' di concentrato di pomodoro, ma io in questo caso non l'ho messo tutto il concentrato perché mi sembrava troppo, mi piace più un colorino dorato. Aggiungo delle olive tipo rosatelle senza denocciolate e aglio, prezzemolo e di capperi sottosale, mezza scorza di limone. Poi vado a lasciare ancora circa 10 minuti il preparato su fiamma, questa volta dolce. Aggiustiamo di sale perché, al contrario del baccalà, lo stoccafisso non ha sale, quindi è sciocco. Copriamo, finiamo la cottura. E assaggiamo ovviamente tutto se va bene di sale, eccetera, di cottura e poi spegniamo. Adesso faccio la polenta. La polenta potete farle mentre cuoce anche lo stoccafisso. Quindi vedete, ho messo le dosi. Fate cuocere la polenta a vostro gusto, se la volete un po' più soda, diminuite l'acqua, un po' più lenta, aumentate. Una volta pronta, vado semplicemente ad adagiare il mio stoccafisso con le patate e le olive sopra, bello bello caldo. Un po' di pepe bianco e voilà, la cena è pronta. Buon appetito, io vi ringrazio tanto di aver seguito il mio video e mi trovate anche su Instagram. Un bacione, ciao a tutti e grazie.